siamo ancora davanti a un grosso problema di uno di quelli che attanaglia l'Italia, l'ordine pubblico, la decenza e soprattutto i comportamenti, i nomadi e l'ultima sudiciata che hanno fatto con la morte, la conseguente morte di un ragazzino a Firenze per le loro liti, per le loro faide. Sì, sì. Ecco, ma è normale questo, caro? Credo che tu abbia ragione in pieno, effettivamente è uno dei problemi più grossi che c'ha l'Italia, perché noi abbiamo centinaia di migliaia di gente a nostro gomito vicino a noi che possono essere dei delinquenti, questi sono veramente... Nardella ha detto che la colpa è dello Stato perché gli dà pochi soldi per i campi nomadi. Sì, perché gli manca tutti i servizi, la sauna gli manca, gli manca poi tutti. Sono puliti quando li vedo le palestre, sì. Il più che spendono è sui sali da bagno. Sì, ma effettivamente hai detto, quindi bene, che se ne fate, poi se sono nomadi sono nomadi, perché portano via Brandini con sta tosse? Da dove vengono i nomadi? Allora, sono due etnie. Sì. Diciamolo, spieghiamo. Uno da... Sono i Sinti. Non li so, i nomi li so, perché te l'hai fatto un nomadi. Beh, io lo il seguro. Nome dei nomadi sono te l'hai fatto, te i nomadi. I Sinti e i Rom sono sì, due. Appunto. E allora, sì, quelli che sono i Sinti e i Rom sono nomi dei uguali e fanno casino uguali. E quelli sono i Dick Dick. Dick Dick, che fanno l'ultima canzone. Bene. Allora, che gli si fa questi nomadi? Dove si mandano? Si pigliano, si impacchettano e si mandano via. Si impacchettano e si mandano via? Dove? Noi dobbiamo dare delle soluzioni, no, dove? Perché? Dove perché dove? Si portano alla frontiera, si mettono di là e vanno alla parte. Frontiera con quale Stato? Con tutti. Noi si spargono, si aspergono. E perché sono in Italia? Perché ha fatto i documenti per venire. Hai visto che culo? Perché si parla dunque? Si parlava di nomadi, ma è passata una con un culo stupendo. Ma non era una nomade. Quindi a quale frontiera? Una qualsiasi. Una qualsiasi. Si tira una sorte. No, una qualsiasi. Ambra, vacci, cicocco, c'ho tre zingari sul comò. Sì. Che facevo? Con la figlia del dottore. Niente, non ci si cava niente su niente. E vince Salvini perché dà l'idea perché che fa tutto lui. La gente non ne può. Non ne vuole, che vuole che venga Di Maio. Sembra un cacalesso lì, per l'amor di Dio. Un cacalesso, questo è un altro. Oddio, manca i cani. Salvini è più furbo di tutti, ha preso l'Italia a mano. Fa venire una barca, che siamo manco sicuri, se vanno in Spagna tutti contenti, ha mandato via una barca. E vissero felici, contenti. E siamo andati per soffrire.